Salve a tutti, oggi apriremo la collezione Festa di Matti di Poltergeist di Destino Splendente. E apriamo la confezione. Allora, la promozionale di Poltergeist, la spilla di Poltergeist e tre pacchetti di Destino Splendente e il codice. Questo Allora, come pacchetti abbiamo un Corviknight e due Toxicity. Io direi sempre di partire da Corviknight. Tutti shiny, ovviamente. Questa secondo me è una delle espansioni migliori che hanno fatto il 10 cipolla, sono sempre belle queste espansioni. Allora abbiamo Snom, Trapinch, Nikit, Buizel, Shinx, Energia Acqua, Rotom, Flotsel, Spada Rovinata, Frozmoth Reverse e la rara è una Yanmega. Niente, proprio niente in questo pacchetto. Secondo. Allora, Cacnea, Gossifleur, Snom, Trapinch, Nikit, Energia Fuoco, Rotom, Scudo Rovinato, Eldegoss, Celebi, Reverse, rara è una del Mais V. Signori, un del Mais V, che comunque è una V. Bella ambientazione. Io preferisco sinceramente le V alle GX perché diciamo che le V sono un po' più simili alle X, hanno l'artwork dietro. Anche quelle full art, io le V full art sono molto più, hanno un artwork, hanno uno sfondo più bello rispetto alle GX. E i Jax invece in basaltico c'erano uno sfondo di un solo colore, era abbastanza brutto. L'hanno reso un po' più bello. Ok. Morpica, Weasel, Energia Metallo, Twagei, Travius, Allenatore della Palestra, Rillaboom Reverse e Cramorant V, signori, Cramorant V. Quindi concludiamo con un 2V a questo giro. Un pool veramente alto 2V, però comunque sì, cioè Destino Splendente da tante carte, quindi ci sta che si trova più di una carta rara alla blister. E quindi niente, ci vediamo spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.